una grande professionista che porta in alto la nostra pizza, che non è solo a Napoli, ma in tutto il mondo, ricordiamocelo, ma dobbiamo essere uniti, perché la pizza unisce, non è solo a Napoli. Ricordatelo che la pizza, dico, la facciamo tutti. Eccolo qua, lo nominiamo presidente virtuale. Vorrei fare gli auguri a Concetta, che oggi è il suo compleanno. Una grande presidente di questa associazione ci dà la possibilità di stare insieme, di ci unisce a livello, possiamo dire, mondiale. E questa è una bella soddisfazione. Ognuno di noi abbiamo questa facoltà, questa dote di fare una buona pizza. E questo lo dico perché si è spinto mediaticamente, oggi sta nel mondo alto della pizza, e questa manifestazione spero che è uno dei due motivi, di quelle cose che ci portano, diciamo, a unirci in modo che possiamo ottenere anche noi una visibilità e un'importanza sul nostro lavoro, perché tutti noi facciamo lavoro per una passione. Quindi questa manifestazione è importante, ringrazio ancora Concetta e tutta l'organizzazione di aver fatto questa iniziativa bellissima. Ringrazio a tutti e saluto tutti i miei colleghi che mi conoscono e che mi conoscono. Mi ha presentato la Pramofini e questo penso di aver detto tutto, e magari diremo qualcosa anche nel pomeriggio. Grazie a tutti e buona giornata, buon pranzo. La volevo ringraziare soprattutto il nostro presidente Concetta, che è una persona squisitissima. Dobbiamo veramente sempre essere tutti quanti uniti e di portare la pizza, la parola pizza nel mondo. Già tremo di come sono fatti, giusto? Noi i progetti che facciamo in Sicilia, diciamo sempre ai bambini, noi facciamo un progetto che si intitola Una pizza per un sorriso, io giro tutta la Sicilia, tutto qua. Questa è la nostra federazione che punta a dare l'opportunità. Svezia, senza la nostra Francia, e per me è un onore portare la nostra pizza napoletana in giro del mondo. Noi tutti dobbiamo essere uniti, se la pizza unisce e stiamo tutti insieme confrontandoci, si cresce. L'evoluzione è questa, se no ci fermiamo, ci blocchiamo, perché la cucina è sempre si evolve sempre, ci sono piatti sempre nuovi. E se tu vai in studio e capisci che veramente è così, e la cucina è tutto così insieme. E mi fa piacere che tutti siamo uniti, perché oggi siamo tornati a capo, io penso grazie a questo, e fino a poi oggi grazie ai social, anche ai social che è entrato a far parte della nostra vita. Ma un grazie vero, sincero, siate orgogliosi, ricordate questa mattinata, vogliatevi bene come si dice a Napoli, e vuole solo un solo nome nel mondo, la pizza da fatta dai veri pizzaioli. Grazie per tutto ciò che ci avete reso e ancora grazie, grazie, grazie. Vi saluta il presidente, dopodiché signori, adesso iniziamo con il pranzo, così ci rilassiamo e dopo riprendiamo nuovamente il microfono, di poter dire la sua sulla pizza o presentarsi semplicemente. Ok? La seduta è sciolta, buon appetito, grazie. Allora facciamo queste tre foto. E allora andiamo a scattare la seconda foto, sorridete tutti. E allora mi fate vedere, fa tutte le mani al cielo. Mani su, 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 mani su. E al conto della rovescia parte l'urlo. 3, 2, 1. Campione del Masterchef.
Enrico Famà. Ciao, lui è campione mondiale di questo evento. Non esagerare, non esagerare. Di questo evento. È il mio maestro. Teoria. Siamo conosciuti. Una triste avventura a Zagabria. Tristissima, no? Tristissima. È stata un'avventura di quelle da... Ne ricordiamo perché è indimenticabile. Però va cancellata. 2 euro al giorno. Sì, cioè, brava, la mattina è 9, fine alle 3 di notte. È stata dura, però alla fine lui era scappato, poi è tornato e abbiamo resistito. Siamo usciti con le vittorie, senza soldi, però vittoriosi. Vittoriosi, sempre, questo sempre. Questo. Non posso dire che mi ha copiato. Però chissà, non ancora, no. Sta aspettando una risposta perché lui farà parte dello Street Food dell'eccellenza in strada. Salvatore Campolattà, un collega che c'ha pizzeria a Borgo Vodice, Borgo Pitcora, ma sono sbagliato, Borgo Pitcora, è un grande maestro quello della pizzeria, fa buon prodotto, bravissimo. Giovanni Capugliese è un artista, non è pizza con le palle, lui fa le sculture con la pasta dei panni. Quindi chi vuole vedere le sue sculture su Facebook, Giovanni Carbuccio, mi raccomando, non mancare. Ok, e sarà presente anche lui al nostro evento a Frosinone. Renza Iero, abbiamo la Sicilia in persona. Il mondo della pizza sta qua, i due regni della Sicilia, Napoli e Sicilia. L'Unione fa la forza, in armonia riusciremo a conquistare il mondo come è già stato conquistato dai napoletani, ma però è l'Italia che ha conquistato. Ma con un piccolo gesto, la pizza. Soprattutto la pizza, mo alta, bassa, col cornicione, senza cornicione, da quello che è, però è pizza. L'importante è che si parla di pizza. La pizza è pizza. Luigi De Leo. Luigi De Leo, grande pizzaiolo anche lui. Grazie. Professionista, umiltà, passione, fantasia e soprattutto l'armonia. Perché su una pizza ci vuole l'armonia, sempre, tra i ingredienti, tra i prodotti che si usano, l'eccellenza la fa l'armonia dei prodotti, si saltano qua in bocca sulle papille proprio gustative, ok, questo è il giusto elemento per una pizza buona, alta, bassa, col cornicione, dal verde, l'importante deve essere eccellente. Ciccio Rossi, da Viterbo. Lui è un grande, grande, grande pizzaiolo, sta sempre sull'onda. Adesso sta in partenza per andare a fare il campionato in Sicilia. Campionato mondiale in Sicilia, pausa qua e via verso la Sicilia. Se parte sì. È un grande, è bravissimo, fa un buon prodotto. Grazie. Poi, come sempre dico io, la pizza è pizza. Alveoli, un alveoli, cornicione, un cornicione. Capito? Basta è buona, basta usare prodotti eccellenti, giusto? Grazie. Ciccio Rossi, grazie. Come dicevamo, Vincenzo, dove questo mondo ci unisce, la pizza unisce il mondo intero, con tanta passione, amore, perché è una vitaccia far pizzaiolo, però comunque ci dà delle soddisfazioni. E con tanta passione, tanta inventiva e in armonia, chiudo sempre così, perché l'armonia degli ingredienti sulla pizza, l'armonia degli ingredienti eccellenti fa di questo la cosa più buona che possa esistere al mondo. Sicuramente. Non c'è carne, non c'è pasta, la pizza è la pizza. La pizza è pizza e rimarrà sempre pizza, voglio. È grande ragazzo, fa delle cose eccellenti. A volte magari partecipa a qualche gara e poi non è rosicato perché l'ultima volta non mi ha nemmeno salutato quando se n'è andato via, perché si era un po' stranito, perché o un tarallo o fortuna, la temperatura del forno, il momento, l'impasto, vedi un po' quali sono tutte le cose, le conseguenze della pizza. Poi la giuria, pure la giuria, dobbiamo dire che la giuria a volte sono un po' imparziali, però a volte la giuria, quando gli arriva 100 pizze tutte buone, l'importante è che partecipiamo per crescere professionalmente, perché una giornata come oggi, è quello che ci abbiamo, scambi di idee, scambi di vista, poi anche perché la memoria fotografica a volte è più di quella che uno, di quello che si ricorda, di quello che si dice, quindi quello che ti rimane impresso con immagini non ti rimane impresso con uno scritto o cose del genere, quindi vedere, girare è la cosa
più importante per la crescita. Quel pezzo di ferro è relativo, se viene viene, se non viene è sempre paesano, è sempre abruzzese. Strignete, io andavo sempre piccoletto. Ragazzi, presentatevi da solo, senza che lo presento io. Allora, io mi chiamo Francesco Torchiaro e vengo da Corigliano Calabro. Mi chiamo Torchiaro Antonio, siamo fratelli, quindi per questo. Anche loro due grandi professionisti nel mondo della pizza, dove ritorno sempre a dire che la passione, la fantasia, l'amore e l'armonia che ci unisce in questo mondo fa sempre dei prodotti eccellenti, perché i prodotti eccellenti, come dico sempre, vengono con la fantasia, la passione, l'armonia degli ingredienti, super ingredienti eccellenti che noi usiamo. Ma se a questo otteniamo sempre un prodotto buonissimo, e loro sono due che applicano queste regole e quindi sono grandi, e li vedremo anche a Frosinone al Nashville Pizza e Pizza Trophy 2018, 27, 28 e 29 maggio. La nostra Concetta Cuozzo ha messo in piedi, che ha trovato quest'altra chiave di unione con questo libro, dove ogni pagina c'è una storia di un pizzaiolo nel mondo, e sono 200. A San Giorgio del Stagno. Allora lo conosci a Ricci? Certo. A Nicola? Certo. Sto delinquendo. Grande chef Ricci. Grande chef, lo so. Poi lui, Nicola Ricci, è una di quelle persone che è antica nel senso che si occupa senza glutine. E certo. Visto che andate da Ricci, venite quando anche a capite, trovare. Certo. Non quindi solo pizza, si chiama la pizzeria. Ah, quindi non fai solo la pizza? No. No. Facciamo un po' di tutto. Ah, fai questo lavoro per passione, hai iniziato? Certo. Ho iniziato nel 2010. Ah. Una piccola pizzeria da taglio. E poi da cosa nasce cosa? La pizzeria poi fa la parmigiana, fanno i wok, poi fanno i crocchetti, quindi facciamo un po' di tutto. Vabbè, complimenti. Lei fa un babà senza glutine, che è proprio un babà. Quindi è bravissima in pasticceria, fa tante cose senza glutine e pure la pizza. E c'è poi una pizzeria a San Giorgio del Sannio. Tu sei pizzaiola? Sì, io sono Anna del Guacco. Anna del Guacco. Adesso c'è una pizzeria a San Giorgio che si chiama Lady Anna. E ti dico, è piccolina, e però è. Adesso che mi ricordo, sì. Perché non mi ricordavo, lo ricordavo adesso. La pizza che ha fatto lei al Trofeo Caputo, ecco. Cioè c'ha il suo perché. Appunto. E ti devo dire bene, che era uno tra le une più buone, però come ripeto io, la gara è sempre il 50%. Fortuna, poi dopo chi c'è, chi non c'è, come arriva, il tributo del forno. Poi ce ne sono tante cose. Comunque per me la sua pizza, Trofeo Caputo, era una delle pizze eccellenti, più buone. Quindi è bravissima, complimenti. Grazie, grazie. Vi aspetto in pizzeria. Okay. Io e Mario Matarazzo. Di solito sto io e Gigi, ma a questo momento stiamo io e Mario Matarazzo. Sentite la sua voce. Mi presento, sono Mario Matarazzo, pizzaiolo campano, trasferito a Brescia nel 2001 e gestisco 5 attività con tanta passione per la pizza e tanta passione per i dipendenti, perché anche una cosa importante è aver cura di un gioco di squadra, che un'attività possa andare avanti se non c'è una giusta passione tra titolare e dipendenti. Lui è cibo buono, eccellente, tutto quanto. La prima cosa è la pulizia, che è importantissima. L'igiene non deve mai mancare. E anche lui è un grande, poi perfetto, ha la sua valigetta per le gare, che il prossimo video ve la faccio vedere. Cioè ce l'ha solo lui, brevettata da lui, è unica. Non potete capire, la dovete vedere e ve la farò vedere. Mi chiamo Nunzio Viscolano, sto a Parigi. Sono abito a Parigi e in più faccio collaborazioni frequenti in Africa e altri continenti. Sono 3 anni che organizziamo degli eventi, 2 eventi, Place à la Pizza e Pizza Transilienne, che sono uno è una festa e l'altro una competizione non antagonistica ovviamente, a Parigi, e cerchiamo sempre di coprire il territorio francese e di coinvolgere più nazioni. Come avete visto, abbiamo comunque in questo gruppo persone molto preparate, e visto che hai parlato di unire più nazioni, io ti invito a partecipare al nostro evento Pizza e Pizza Trophy 27, 28 e 29 maggio, che si verrà alla città del Frosinone, la terza edizione, che sta andando sempre a crescere. Quindi possiamo per me unire un po' le forze, unire le nazioni, e con tanta armonia, con tanta passione
cresciamo sempre di più e trasmettiamo al mondo sempre la nostra pizza. Presentatevi, allora che fai? Allora io faccio il pizzaiolo, ho 20 anni, ho girato un po' l'Europa, adesso mi trovo a Milano. Sono qui per questa organizzazione grazie al presidente di Ogri, Concetto Cuozzo, e posso dire che è una bellissima esperienza. Ogri, Concetto Cuozzo, bellissima festa, in compagnia di Peppe. Peppe, racconta un po', Peppe, quello che, qual è la gavetta che mi parlavi prima. E comunque sono molti anni che ho iniziato questo lavoro e non si fa per caso. Col tempo, più passione, più ripiace, poi c'è la vecchia gloria. Ho iniziato 50 anni fa. È cambiato il sistema di lavoro, il modo di lavorare, sono cambiati gli ingredienti, sono cambiati i grani, è tutto. È cambiato tutto. È tutto, se cerchiamo di adeguarsi al cambiamento. E con umiltà, con 50 anni di storia, con 30 anni di storia, con 10, con 20, uniamo le nostre forze e a favore dei nostri clienti, la passione e l'armonia. I ragazzi, giovani neve che sono i grandi, e adesso loro si presentano uno per uno. Mi chiamo Gennaro e sono di Mondragone. Per me la pizza è diventata passione, amore, e ringrazio tutti di essere qua presenti. Imbature, Pariota, ho 27 anni e lavoro con Rosso Maloro. Sono Luigi Aquitti, ho 30 anni e lavoro con Farnella, una catena napoletana, presso il punto vendita di Caserta. Ragazzi emergenti e con tanta voglia e tanta passione fanno questo lavoro, perché vi ricordo che lavorare il sabato sera, quando tutti gli altri si divertono, ci vuole passione. Non è solo questione di soldi, questione di tante altre cose, è la passione che ti fa la soddisfazione, è una sorta di adrenalina che non tutti potete capire, perché se non fate questo lavoro non lo capirete mai nessuno. Potete immaginare, ma non lo capisce nessuno. È un bocca al lupo a questi ragazzi. Grazie, okay, grazie a tutti. Ciao, ciao, alla prossima, prossimo incontro. Ciao. Siamo a pizzeria a Roma, Nashville, okay. Roma, uscita 9 della Raccolta Nuova. La andremo a trovare perché ho mio cognato che fa lo stilista a Roma, si chiama Montarone Stefano, sarò con tutto il cuore. Va bene, aspettiamo e che si occupa? E mio marito fa il pizzaiolo, lavoro con mio marito che fa il pizzaiolo, Molfetta. Ok, lavora, come si chiama? La macchia degli esperti. La macchia degli esperti, Molfetta, c'è suo marito. Fa il pizzaiolo come noi, umiltà, unione, armonia. Sta in Sicilia e adesso lei vi dirà un po' tutto quanto che non è che fa di bello. Prego. Ciao, sono Aureliana Maria, adesso vivo in Romania, ho visto per 14 anni in Sicilia e adesso ho portato la pizza anche nel mio paese, Romania. Dove sei? Romania dove? Adesso Romania è grande. Sì, adesso Romania è una zona Transilvania, una zona universitaria, e appunto di Ripero cercavamo il castello di Dracula, che è una repubblica proprio a noi. Quindi tu stai tipo Baku, no Baku? Klusnapoca, a nord dalla Romania. Non conosco Klusnapoca, sai, vai a mare. Sono sempre invitato anche a casa mia. Ok, qui lei è in compagnia di altri colleghi, che sei tu? Giulia Luongo, che vive in Scozia. Scozia? Da provincia di Mondragone, ma vive in Scozia, sono 20 anni. E com'è il clima in Scozia? Freddo. Freddo. Molto freddo. Però l'economia in Scozia va molto bene. Sì, abbastanza. Questo sì. Si vive ancora bene, non è sì, come sì. L'Italia. Fai sempre pizzaiolo? Sì, sempre pizzaiolo. Sempre pizzaiolo. Pizzaiolo istruttrice. Pizzaiolo istruttrice, quindi passione, amore, fantasia e armonia. Sì, questo è sempre la prima cosa. La pizza c'è nel cuore. È l'umiltà, trasferire sempre ai nostri ragazzi giovani la nostra esperienza. Sì, sì. Poi comunque abbiamo Faust Real, un altro scozzese. Allievo scozzese. Scozzese, sì. Io d'origine? No, io sono originale ciociaro, sono di Alvito. Ah, provincia di Frosinone. Ma sono stato in Scozia per 18 anni, che ho fatto le mie esperienze, pizzeria e friggitrice in generale.
Lo sai che adesso noi il 27, 28 e 29 marzo a Frosinone organizzeremo un evento Pizza Nashville Trophy, che è la terza edizione che facciamo quest'anno a maggio, al centro commerciale della Conad, centro città via Loreto. Per me oggi è stato un grande onore venire qui e stare tutti insieme, fare nuove conoscenze, nuovi pizzaioli, nuovi amici. Grazie a tutti. Ok, così è lui, poi c'è ancora un altro personaggio. Piacere, sono Giovanni Pimpinella, sono uno chef pizzaiolo e esercito la mia professione a Bologna. Tu sei rimasto in Italia? Sì, sono rimasto in Italia. Per poco? Per poco, perché fra poco prenderemo altri orizzonti. Sono veramente onorato e felice di stare qui insieme a voi. Piacere di anche condividere le nostre idee, i nostri pensieri per quanto riguarda il lavoro, aver fatto conoscenze nuove, nuovi colleghi e nuovi amici. Vi ringrazio a tutti e alla prossima. Grazie a voi. Pizzaiola dove? Città di Castello, in provincia di Perugia, pizza in teglia, la pizzeria si chiama Pizzeria Regina. Che dire, veniteci a trovare, Emilio e Sonia. Emilio e Maria. Di qualcosa. Eccoci qua. Emilio, ti dico qualcosa o parlo io? Parli tu. Ecco qua, Emilio è un po' timido la telecamera, quindi si capisce, può essere un po' meno lei perché forse sta un po' più a contatto con la gente. In armonia da Ogri, Concetta Cozzo, grazie. Grazie. Gigia in persona. Le due veline. Gigia. La bionda e la mora. È da tutti? È la bionda e la mora? Belloccio, perché Francesco Belloccio. Bellocchio. Comunque occhio. Si è fatto ben 700? Magari 900 chilometri. Avete capito? La passione dove ti spinge. Poi veniteci a dire che noi lo facciamo solo per soldi. Noi è passione. E questa è giusto. Guarda che bel tatuaggio. I love you pizza. I love you pizza italiana. Qua proprio essere proprio malati. È come una malattia. Come dico sempre io, l'unità, la fantasia, la passione, la comunicazione, la passione, l'armonia. 900 km, ma la pizzeria chi è? La Nuova Europa a Balangero, in provincia di Torino. Si vocifera che il prossimo evento, Nashville, Pinza, Pizza Trofi, verrà realizzato in trasferta alla città di Torino. Date ottobre forse, quindi cominciate a pensarci. Noi ce lo organizziamo in modo da organizzarci bene. Io e questo signore qua e naturalmente le due veline. Noi non possiamo guardare. Qui ho un altro grande professionista vicino a me, alla mia destra ho la sua velina, l'ho divisa per un attimo. Quindi ci vuoi raccontare che fa il nord? Allora, io sono al nord catapultato per lavoro e ho iniziato a fare le pizze più di 12 anni fa al nord, precisamente a Cuneo, e adesso stiamo per aprire il nostro nuovo locale Passione Pizza. In Cuneo Centro a giorni. Lavorate insieme? Purtroppo sì. È tutta una nuova avventura lavorare insieme. Ma è bellissimo, ma andate d'accordo? Come non sono un po' un basso. Bisogna litigare anche. Si deve litigare. Poco. Noi litighiamo e facciamo fare. Vabbè, finché ci riusciamo. Questo evento è stato bellissimo che ci ha fatto conoscere. Magari ci conoscevamo già su Facebook, sì, ma non è la stessa cosa. Poi non vuoi vedersi di persone, sentire il contatto, il calore umano è diverso, cambia. È poco diverso. Concetta. Abraham. Concetta Cuozzo. Ma Concetta, l'idea di questa iniziativa dove nasce? Da questa testa malata. E perché? Per una guerra con i grandi nomi, che siccome io sono sempre in prima linea a cercare sia dall'azienda produttrice che non è nota e che usa un prodotto sano, sia gli operatori che siano degli operatori attualmente con mani in pasta meritevoli della nostra attenzione. Ho messo i 200 nomi scelti da me, sparsi come Leandro che viene dal Portogallo, come te che ci siamo conosciuti quasi per caso e quant'altro, scelti, ritenuti, no,
nostri referenti, professionisti dell'arte della pizza. Passiamo ad altro, ci salutiamo, quindi è stato bellissimo, vi facciamo i complimenti, di nuovo auguri al tuo compleanno. Grazie. Adesso anche Gigia, io e Gigia, vieni qua Gigia, perché Gigia non so perché la mogliera non so perché Gigia la mogliera, perché Gigia ormai, Gigia è abbastanza mediatica. Io ti ringrazio. Sì, voglio avere il piacere di avere la foto con chi mette di certo. Con il libro io e Gigia Fiaba Romana World Talent. Taglio tagliato. Bravo. Non mi muovi. Coltello? Spezzila. Si sa. Dai, no. Allora. A tutti, che televisione è? Canale mio. Canale tuo. Salutiamo a tutto lo staff. Complimenti. Grazie.